frantoio veniva aperto più o meno nel mese di ottobre? No, allora veniva aperto prima nel mese di novembre. Adesso è tutto anticipato. Si lavorava addirittura fino a dopo il 17 di gennaio, perché non avevamo le macchine di adesso. Forse facevamo 20 quintali di oliva al giorno, quando oggi stanno facendo 50. Allora ci stava una sola pressa dove stava, no, macine piccole. Prima di me l'aveva il nonno, il padre di mia mamma, però già l'aveva tolto. Addirittura avevo quello con l'asino, che girava l'asino. Ha delle foto di famiglia? No, no, che però sono ricordi suoi, si ricorda questi immagini? Io l'asino no. No, me la raccontava mamma. Quando io ero una bambina che ce l'aveva ancora il nonno, già l'aveva messa elettrico. Però mamma ha detto, dice, io la due asini teneva, a turni facevo quel povero asino. Ma io non me lo ricordo. Prima di me, il nonno era del 1880, mi sa. È morto, comunque è morto molto vecchio, aveva 97 anni. Questo è per il brodo, vedi? È fantastico. Poi il macchinetto in peglia, ognuno aveva. Aiuline per il brodo. Infatti io mi sono già stancata. Prima si faceva a mano chiaramente, adesso. Prima sì, ma mo, io ce li faccio pure. Però tammo fa freddo. Se no io lo faccio col mattarello.